Ciao a tutti, oggi non mi vedrete ripresa perché ho preso l'occasione per avere un po' di tempo per registrare un video nuovo dove vi mostro principalmente la postazione dove io mi trucco, che è un casino, non seguite il mio esempio, ma qui praticamente mi tengo quello che veramente utilizzo. Spesso, non posso dire tutti i giorni perché ci saranno perlomeno 20 palette, io non uso 20 palette ogni giorno, però da qui io attingo tutto il materiale per potermi truccare. So che tanta roba, non dovete avere tutta questa roba perché tenete conto che io ho anche tutta questa sopra la mensola che è di scorta, principalmente quello sopra non c'entra niente, però quello sotto sì, dai rossetti agli ombretti mono, vabbè, la collezione di mini profumi, fondotinta, profumi, rossetti ancora, palette in quest'ultima parte, nell'ultimo cassetto, questo qui, ho altri rossetti. Quindi qui veramente ho scorte a non finire che attingo, ahimè, poco. Mentre queste cose sono veramente tutte quelle che cerco di utilizzare ogni giorno, a partire dai rossetti che ho in progetto smaltimento con le matite, e devo essere sincera, una matita l'ho anche finita nel mese di marzo e sono contenta di averle messe così. Qui ho la selezione di palette che sto utilizzando nel mese, tra cui ci sono anche quelle per il progetto smaltimento. Qui in questo casino, potete chiamarlo così, ho un po' di cose che tengo qui, degli eyeliner, il fissatore per le sopracciglia, i correttori. Comunque bene o male sono cose che attingo abbastanza sovente, se non i correttori tutti i giorni e anche il fissatore per le sopracciglia. Qui ho un insieme di cose che tengo qui, che sto testando, che sto cercando di capire se mettervi nei sì, no e nì come prodotto. Anche in fase di smaltimento, perché dov'è? Cioè, io ho qui la matita di Wycon che sto portando avanti da un millennio ed è a questo livello. E anche per dirvi, la matita sopracciglia, anche questa è una matita che sto cercando di finire perché non mi piace per niente. Insomma, qui ho un po' di prodotti sia nuovi sia in fase di smaltimento. Le ciprie. Qua mi vedete, ciao, nello specchio, le ciprie, i pennelli che sto utilizzando, tra cui anche quella pochette Bordeaux di, dai, non mi viene il marchio, Zoeva, che avevo portato in viaggio e sto finendo di utilizzare quei pennelli per questa settimana, poi li lavo. Nelle pochette qui sulla parte finale tengo un po' di cose che sì, sono aperte, ma che non sto utilizzando tantissimo. Intravedete il mascara di Benefit, ma perché ne ho veramente così tanti qui che sinceramente con due occhi non è che riesco a farmi dei trucchi chissà quanto ogni giorno, cioè non è che faccio 200 trucchi al giorno, io ne faccio uno e basta. Qui ho altre matite per gli occhi che tengo a riferimento se voglio altri colori, i rossetti che utilizzo nel weekend, una pochette che non c'entra niente, ci sono delle mini taglie. Insomma, questo è un po' il tutto. Poi qui dietro ho i pennelli viso lavati, qui ho delle palette che non utilizzo tantissimo, ma che tengo perché mi piacciono. Qui sopra invece ho tutta la selezione di blush terre illuminanti che sto utilizzando in questo periodo, tra cui anche il primer occhi e il rossetto. Se vi state domandando se ho il primer viso, sì, e mi è caduto, è lì dietro. Quello col tappo verde acqua, ok? Lì c'è il primer viso di Neve Cosmetics. Vi faccio vedere che qui tutto sommato cose ne ho, non vi apro queste perché comunque sì, ho altre cose anche lì dentro. Come si chiamano? Campioncini. Il casino che mi devo sistemare di tutta la roba di cancelleria che non utilizzo tantissimo. E come vedete anche lì palette su palette. Sto pensando di vendere la palette di Urban Decay, la Naked Hat, ok? E ho già trovato a chi dovessero mettermi d'accordo e capire se
vale la pena o no, perché è un prodotto che non mi piace, non so se regalare o comunque vendere un prodotto che non mi piace, che potrebbe magari non piacere anche a quella persona, nonostante sia un prodotto desiderato. E tutto qui, qui ho anche i mono che sto utilizzando. Oggi mi è caduto, sporlacqui di Deb, questo ombretto tuo che avevo preso col declutter e mi si è completamente staccata la polvere dalla cialda integra, ma si è staccata e quindi sono altamente incavolata questa mattina perché non me ne va dritta neanche una. Insomma, questo è tutto quello che cerco di utilizzare ogni giorno. Sono tante cose, lo so, ma ho una passione, questa passione è il make-up, mi ha aiutato tantissimo in periodi in cui ero non ok di salute, mi ha aiutato a passare dei momenti piacevoli, guardare i video per me quando era nel 2012, mi ha aiutato, ho conosciuto persone, sono stata veramente attratta da questo mondo e sarò sempre debitrice praticamente di tutte le ragazze che facevano video e che seguo tuttora molte di loro, alcune no, ma molte sì. Per dirvi due che mi vengono in mente, Little Snake 90 e Eleonora Manni quando erano proprio agli albori del loro canale. Ma altre che mi vengono in mente, 91 Martina S, cioè ce ne sono veramente tante di ragazze che avevo iniziato a seguire da quel periodo e che non ho più mollato. E diciamo che queste comunque sono cose che io compro con i miei soldi, mi faccio i miei budget, so che cosa prendere e cosa non prendere, so che finisco, so che sfrutto, vedete nei prodotti finiti tanta di quella roba, io mi trucco ogni santissimo giorno perché mi piace prepararmi per benino. E basta, comunque attualmente ho un video haul da farvi vedere di cose del DM che ho preso, ma che sono tutte utili, che utilizzerò prossimamente, tranne due smalti che non c'entravano niente, ma mi piaceva l'effetto olografico che avevano. E basta, adesso io, questa è la panoramica, vi saluto così anche perché devo prepararmi la cartella della palestra, dopo si fa tardi e dovrei andare al lavoro, devo scappare. Con ciò, fatemi sapere voi se vi tenete tutta questa roba, secondo me no, però io sono fissata e mi piace tenermi tutto qui davanti, soprattutto le cose che mi piacciono e che so che vado ad utilizzare. Poi quando finisco determinate categorie che vedete qui su questa scrivania che utilizzavo alle superiori per studiare, c'era un PC una volta, adesso il PC non sta più qui perché non c'è più spazio. Attualmente ho tutte queste cose, quando finisco ricarico con la mensola delle scorte che vi ho fatto vedere inizio video. Tutto qui, quindi fatemi sapere voi quante cose vi tenete, cosa vi tenete, se avete più di una postazione dove tenete il vostro make-up. Il mio è disorganizzato, ma nella mia disorganizzazione mi trovo. Attualmente so dove sono tutte le cose, se qualcuno mi mette le mani, schizzo perché so che non sono stata io. E è ancora bella linda, è pulita, l'ho pulita 2 settimane fa, essendo stata via un paio di giorni per ferie, è ancora bella pulita. Diciamo che pulirla ci vuole il suo tempo perché la polvere si infila ovunque, anche per quanto riguarda la polvere degli ombretti, si fila magari sul portapennello, questo qui che io adibisco come portapennelli, ma in realtà sarebbe una porta, anche un portamatite. Soprattutto questo l'ho adibito a portamatite, ma sarebbe un portapennelli. No, io mi trovo bene così, là ho tutta la serie di pennelli puliti. Cioè, ne ho tanti di pennelli, ma per me non sono mai abbastanza. Ok? Quindi vi ringrazio per aver visto questo video che è totalmente inutile, ma era una richiesta. Ve l'ho sempre detto che vi volevo fare la ripresa di questa postazione che vi ho fatto e non fatto. Ed è arrivato il momento. Quindi buona giornata a tutti, ragazzi e ragazze. Ci vediamo in un prossimo video datato, perché questo sì lo metterò, ma nel canale vedete un po' di roba vecchia e se vi state domandando l'estrazione del giveaway, sì, portate pazienza, lo faccio. Non è cattiveria, ma quando rientro a casa crollo dal sonno, quindi appena ho un secondo per registrare la schermata del PC e poi ad editarla, vi metto l'estrazione dell'ultimo premio in modo tale che così vado a fare la spedizione con la vincitrice del premio su Instagram. E se volete provare a vincere qualcosa anche lì,
inizierò a fare dei premi anche su quei social network che mi trovate ogni giorno attiva più che mai, che sono più aggiornata anche. Ciao a tutti!